Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, siamo su Magic Online, continuiamo con i compagni, ma purtroppo i compagni sono stati massacrati dalla banlist, barra restrizioni, barra cambio di meccaniche del 4 di giugno, che praticamente adesso per lanciare un compagno devi prima pagare 3 per spostarlo dalla side alla mano, quindi dopo chiaramente solo in... come lanciarsi una stregoneria, quindi non puoi farlo nel turno dell'avversario quando vuoi tipo instant, quindi già questo è un brutto malus. E poi pagare 3 per metterlo in mano, poi rischi che te lo scartano il turno dopo, insomma diventa difficile, cioè nel senso, secondo me, con certi mazzi, io ci proverò perché comunque sapete che gioco per divertimento, quindi insomma, anche questo ragazzo mazzo a mio parere è poco competitivo perché sto cercando di far giocare una carta che amo, che però non è giocata in Modern, insomma è giocatissima, è poco giocata ovunque. E niente, questo diciamo dovrebbe essere il mazzo con Umori, compagno, non è più compagno, quindi non ho nessuna restrizione per quanto riguarda le terre, però intanto ce l'ho comunque, però la carta che voglio giocare, che però gioco solo in 2 per, perché in 4 per onestamente non ha senso, però almeno voglio dire ce l'ho, l'ho messo anche qualche altro mazzo, però diciamo quello principale è questo, ma è comunque un po' tirata, diciamo che l'ho messa perché mi piace, ecco, che è Fiend Artisan, l'artigiano. Allora, spieghiamo un po' tutto. La fatalità sul canale, devo dire che ho portato parecchi video con mazzi, con le, diciamo col prime, col titano e le super terre che spaccano. Però fatalità, insomma, per far vedere i compagni, dopo questo c'è solo, come si dice, ecco Obosh, che comunque anche lui essendo castrato da tutto quello che è successo probabilmente non lo giocherò come compagno, ma lo giocherò nel mazzo principale, insomma, per cercare, ecco, di farli vedere almeno quantomeno tutti i compagni. Questo compagno comunque ha la particolarità che quando entra in campo posso scegliere un tipo di carta che può essere creatura, artefatto, incantesimo, e costa uno in meno. Chiaramente faccio sempre creature perché ho praticamente solo creature, quindi cioè, anzi, ho solo due, che sono due gli incantesimi, l'omen che mi dà che le terre diventano di qualsiasi tipo, quindi è chiaro che scelgo creatura. Vabbè, le terre sempre le stesse, ormai ne spieghiamo più, sempre con Field e Valakut in testa. Poi abbiamo Vexing Devil, carta che amo, anche in cartaceo, che praticamente la gioco, questa è una specie di sparo, io la metto in campo, il mio avversario può scegliere se prendere 4 danni e va in cimitero, o se no rimane in campo, quasi, quasi sempre va subito in cimitero, però faccio 4 danni con costo 1, va bene, fa intesa, diciamo, sinergia con l'artigiano, con Fiend Artisan che prende più uno per tutte le creature in cimitero, nel mio cimitero ovviamente. La cosa buona è che se sacrifico una creatura e pago 1 e il costo di mana della creatura, posso prendere una carta dal grimorio e metterla in campo, quindi questa è sicuramente è una cosa buona, che se tipo sono in difficoltà, ho tante terre, difficile avere poche terre, potrei prendere il titano o la driade qua, che anche lei come l'incantesimo dà tutte le terre, qualsiasi tipo di terra, quindi tipo qualsiasi terra, una montagna, qualsiasi terra, una pianura e così via. Poi abbiamo, così abbiamo la cosa, qua la nostra cara Arboreal che a raggiungere, quindi una bella in difesa e posso mettere in campo quando entra una terra. Poi abbiamo questo che è molto buono, l'Elvish, che praticamente prende più 2 se ho 3 o più terre in cimitero. E cosa fa questo? Pago 2, la tappo, sacrifico una terra e posso cercare un'altra terra. Quindi, non so, ho una terra che non mi serve. Ciac, faccio, la sacrifico e mi prendo, magari, non so, Valakut se ho bisogno, Field of the Dead. Questa è molto buona. Forse potrei giocarla anche in 4 per, però finora mi sto trovando meglio in 2. Poi l'Omen l'abbiamo detto, Sakura solito sa come prendo la terra base. Allora, il gigante qua, possiamo giocarlo in 2 modi. Allora, prima, come istantanea, faccio 2 danni a qualsiasi avversario. Dopo, come creatura, costo 3, quando entra in campo, come 4-3, e se viene bersagliata da qualcosa, non si subisce danno comunque, fa 2 danni al controllore, all'avversario diciamo. Poi l'abbiamo detto, poi abbiamo qua Nissa, che è una carta che flippa, praticamente quando entra in campo cerco una foresta e la metto in mano,
e ogni qualvolta una terra entra in campo sotto il mio controllo, se ne controllo 7 o più, Exilio Nissa ritorna e cambia, diventa un Planeswalker, che più uno rivela la prima carta del Grimorio, se è una terra la mette in campo, altrimenti è in mano, se non è una terra. Come 1-2 crea una pedina 4-4 elementale, a meno 7, stappo 6 terre, diventano degli elementari 6-6, quindi c'è qualcosa di abbastanza devastante. Poi il tumore abbiamo detto, Titano lo conosciamo, insomma, serve più spiegarlo. E qua la solita sidecomandiana un po' pazza, 4 Lightning Bolt che possono servirmi se sono contro un avversario molto aggressivo, un Maelstrom Pulse che distrugge un permanente non terra, e se ce ne sono due, tre uguali con lo stesso nome tutti quanti, un Trophy che distrugge un permanente, e Dismember che fa -5/-5 una creatura, ed Extirpate che scelgo una creatura del cimitero dell'avversario, prendo tutte le carte dal cimitero, dalla mano, dal Grimorio e le esilio. Buono raga, abbiamo spiegato, no, forse manca Clotis, vabbè, solito Clotis, indistruttibile, per diventare creatura, la devozione al verde, al rosso, essere 7, nel precombattimento, se posso esiliare una carta dell'avversario o mia, comunque insomma, esilio una carta da un cimitero, e se è una terra aggiungo mana rosso, mana verde, se non è una terra guadagno 2 punti vita e il mio avversario ne perde 2. Andiamo raga, perché la spiegazione mi distrugge. Ok ragazzi, andiamo, prometto che questo è l'ultimo video per un po' con la meccanica del titano primitivo e le terre sporche. Una fatalità, con i compagni, questo qua, diciamo, sto mazzo, c'era una cosa abbastanza simile, ma ho cercato di variarlo per cercare di renderlo un po' più personale, però, ripeto, mazzo un po' così, mazzo un po' così. Cioè l'artigiano è una creatura che vedo che non ha proprio gioco, non c'è niente da fare. Sì, qua in realtà non è proprio una delle mani più entusiasmanti del pianeta, eh. Più che altro il Vexi, ma non ho possibilità di metterlo in campo. Ok. Vediamo un po'. Comunque vedremo un altro mazzo che ho fatto con Fiend Artisan, questo complice, cioè, fatto proprio da me completamente, che sì, è un po' pazzo, però sono quei mazzi che ti diverti, insomma. Io ci provo, raga. Diciamo che 3, 4, 5. Lo sapete, ragazzi, l'obiettivo è arrivare il prima possibile alle 6 fottutissime terre. Tanto lui ha già visto Valakut, ma lo devo buttare, lo devo mettere in campo perché voglio buttare il Vexin, insomma. Cosa si propone lui? No, il buon Omen. Porca puttana. Vabbè, mi fa 2 danni, non è simpatica. C'è di peggio però, c'è di peggio, dobbiamo essere anche sinceri nella vita. L'artigiano, l'artigiano. Adesso lui probabilmente si becchi 4 danni. E infatti se li è beccati. E salutiamo il Vexin, però intanto a poco. Cioè, adesso l'artigiano, se entra in campo, è una 2-2, non una 1-1. Questa è brutta. Questa è brutta perché non è neanche. In realtà posso bloccarla. Per il momento posso bloccarla. Ok, qua tutte le terre. Perfetto. Riprendo in mano questo. Ok. Adesso però ho bisogno della quinta terra. Per esempio il mazzo Giruda che abbiamo visto prima, che abbiamo visto l'altra volta, sono riuscito, cioè lo gioco uguale, solo che i 4 Giruda, al posto di averne 3
dentro il mazzo e uno inside, tutti e quattro il mazzo. Oh, fare, oh madonna, ecco, questa è orrenda perché adesso può castare gratuitamente. Si può far male, adesso vediamo, sicuramente farà qualcosa. Grazie. Era chiaro. Era chiaro, però almeno ho bloccato, mi sono inventato due danni e adesso crepa. Ok, questo è buono. Questa è buona. Ok. Il titano è in campo, non possono counterare. Adesso c'ho, in realtà si mette bene. Adesso sì, mi spara 6 danni però l'uomo. Vedi, tanto qua non posso bloccare perché è a volare. Vai, sacrifichiamo. Ci spariamo una bella montagnola. E salutiamo. Così non ci becchiamo i danni. Ok. Ok, doppio fin artisan. E adesso insomma non è simpatica per lui perché... se gli faccio male al signore. Se gli facciamo molto male. Infatti, in questo caso ho vinto più diciamo per la meccanica del titano che per altro, però insomma dai, va bene. Ok, seconda partita, vediamo magari di beccare, ok, comunque ci sono diciamo, è chiaro che per supportare diciamo una carta che sinceramente non sì, ha poco a che fare purtroppo per il momento con il Modern, ho bisogno del... Insomma, di qualcosa di forte, non può essere quella la carta vincente, perché non lo sarà mai, purtroppo. Però, insomma, comunque c'è Clotis, c'è Nisse, ci sono comunque altre carte che non sempre magari ho la fortuna di avere il primitivo in mano e le sei terre. Quindi sarebbe bello anche vedere magari... In quel momento comunque Find Artisan entrava come 3-3 e dopo con le terre in campo potevo sacrificare tranquillamente la creatura che in quel caso era morta per prendere il titano. Oh, è questo, ma cos'era? Cosa sarà? Cosa sarà? Ok. Va bene. Ok. Adesso abbiamo la nostra buona. Che poi avevamo anche questa e l'Omen. Sono fondamentali. Sono veramente fondamentali come... creatura barra incantesimo, perché quando tutte le terre diventano dello stesso tipo, di qualsiasi tipo, cioè Valakut diventa oscena. Questo è brutto perché adesso lui si fa ogni volta un aggiunge un segnalino e può pagare, cos'è, umani? Può pagare per castare una creatura col cacchio che vuole, insomma. Ok, adesso però mettiamo Nissa.
terre in campo. Ah, non posso giocare dalle carte dal terra del cimitero. Questo è pesante per l'Elvish che ho. Facciamo una bella forestina. Possiamo lanciare il nostro Vexin, carta che amo, una delle prime carte, cioè prime, no, in realtà l'ho preso dopo un po', però è una carta che amo, ce l'ho anche in cartaceo questa, mi piace troppo. Sono tutte le carte che non gioca nessuno, però sono stupende. Vediamo cosa fa, però secondo me, vedendo un po' la situation, si becca i 4 danni, secondo me. Infatti... Solo che sono un po' fermo perché non ho granché da fare. Adesso vediamo il mazzo come si comporta in questa situazione. Ci mancano ancora due terre per arrivare a 7. Un po' di difesa ce l'abbiamo. Questa non mi piace. Comunque non è umano ovviamente. Adesso si prende un equipaggiamento. Adesso cazzi. Ah, Butterskull, ciao. Simpaticissimo. Entra anche il Charming Prince. Scry 2. Adesso dobbiamo... cioè, sì, dobbiamo trovare terre. Terre. E le nostre top card, se no. Niente, qua non fa nulla. Altra terra. E qua ci mettiamo chiaramente tutte le difese possibili. Le difese ci sono. Qua abbiamo 6 carte, quindi alla prossima terra cominciamo a creare zombie. E poi alla prossima terra flippa qua Nissa che diventa un planeswalker. Ok. Vorrei vedere anche un Mori, ma... a posto video con che passeremo a mazzi molto diversi per variare, che riconosco che purtroppo parecchi... Porca miseria. Che figlio di puttana. Ce l'ho, in quella carta la uso sugli umani, su parecchi, cioè, parecchi mazzi mono white, ce l'ho anche in cartacea. Questo è pesante. Che sfiga, oh. Adesso arriva Butterskull. Adesso so cazzi. Che diventa una 4-4 con Vigilance e Lifelink. Ok. Allora, rosso. Perfetto. E ce la riprendiamo con arroganza anche col nostro gigante. Yes, questa è una buona cosa, eh? Qua c'è andata anche bene. Ottimo. Diventa un planeswalker. Infatti, esiliarla così non è stata forse la mossa giusta. Perché hai avuto anche bava di beccarmi subito il gigante, però... Ok.
questo lo rilanciamo subito. Purtroppo non creiamo lo zombie perché ci manca sempre una terra diversa. Riveliamo la prima carta, siamo se è una bella terra succosa. No, però adesso creiamo anche il nostro zombie. Adesso tutte le difese ci sono. Dai, questa sta andando in maniera diversa. Adesso, se nella prossima pescata ci becchiamo il titano, rido, però. Adesso il nostro planeswalker. A meno 7, sì, beh, meno 6, insomma. Non è proprio una... infatti. Cioè, ha capito che la situation era un po' disperata. Ultima partita, poi salutiamo per un po' il nostro titano. Teniamo. Siamo mani diverse poi. Mani, diciamo... Voglio provarle tutte. Qua però... Partiamo un po' lenti perché possiamo far poco. Però il gigante è stata la chiave. In questa partita è stato il gigante a vincere, mi ha riportato la nostra cara amica Nissa e dopo lei, insomma, la Planeswalker fa tante cose arroganti. Vediamo il nostro Timmy cosa gioca, meno male. Adesso abbiamo il nostro Sakura, o Sakura, lascio sempre a voi la scelta. Oh, però era 2 su 2 ragazzi, ma mi va anche di culo quando registro, devo essere sincero. Questo però è più da, ripeto, la forfana, divertirsi con gli amici e tutto quanto, Però, se ti diverti con gli amici e vinci è meglio. Io comunque tengo nota di tutte le vittorie e sconfitte dei mazzi, quindi sono un po' pazzo. Questo per il momento è sui 14-2. Tra Best of 1 e Best of 3, che ne gioco un po'. Anche se Best of 3... Sono le due, se non ricordo male, sono le due sconfitte. E qua andiamo con il buon Clotis. Cioè, come potete vedere, comunque, Umori, per realtà non sta neanche uscendo, però è una carta che non è per forza così decisiva, anzi, cioè, può servire però, perché se ho difficile fatalità, ho in campo Umori e ho 5 terre, al posto di 6, cioè mi pago uno in meno il titano, comunque io non la butto via come cosa. Ok, adesso qua crea una piantina. Ma a noi non interessa. Adesso qua però non mi tolgo via le mie, sinceramente, tolgo questa, vai. Non faccio i due danni, mi prendo due... mettiamo così. Allora. Facciamo due danni, non serve fare la piantina, sinceramente. Non mi preoccupa la piantina. Ok. L'artigiano aspettiamo. Vediamo un po', adesso la nostra board non è negativa. Ogni qualvolta... Great Pact, bella questa carta, ce l'ho in un mazzo zombie.
ogni qualvolta muore una creatura che controlla, una volta che la sua creatura muore, devo sacrificare una creatura anch'io. Se perde due creature, io ne perdo due. Questa è fastidiosa. Devo farlo per forza. Ok. Adesso, cioè, questa adesso è buona. È vero che è purtroppo solo un 1-1 perché Clotis fatalità non ha niente in cimitero, lo stronzo. Però nel prossimo... nel prossimo turno mi posso prendere il titano. Questo serve fin in questo mazzo. Se non me lo secca prima. Ho 6. Adesso qua potrei fare anche così però. Pago 2. Mi comincio a preparare. Ok. Cosa combina? Ok, mantenimento, crea una 1-1 e Drazi. Sacrifica, aggiunge mana in colore, sacrifica From Beyond e prende una carta il Drazi. Oh, questa non è simpatica. Non mi sta andando per niente bene comunque non mi sta andando per niente bene col discorso Clotis, non mi sta aiutando perché io vorrei togliere a lui, ma lui non ha niente. Allora. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Sacrifico una creatura, lo zombie, e qua cosa crea Find? Mi regala qualcosa di buono. Questa è stata una bella cosa. Oh yes, raga, un saluto del comendone veneziano. Questo è Find Artisan. Se gira, se fa cose buone, mi può regalare la victory. Raga, un saluto del comendone veneziano. Ciao!